Due operazioni distinte sono avvenute nel territorio cosentino questa mattina, una condotta dagli uomini della Polizia di Stato, l'altra dai Carabinieri. L'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Cosenza, in collaborazione con il Nucleo Prevenzioni Crimine Calabria, ha sequestrato beni per circa 3 milioni di euro nei confronti di Fabio Falbo, 38 anni, di Corigliano Calabro. L'uomo attualmente detenuto risulta essere affiliato al clan abruzzese, operante nel territorio dei comuni di Cassano Ionio, Corigliano e Rossano. Aveva il compito di mantenere i rapporti con la famiglia ed è stato il basista per 3 omicidi. Il sequestro ha riguardato 2 lussuose ville, site in un complesso residenziale nel comune di San Nicola Arcella, un capannone industriale a Corigliano, 11 lussuose autovetture, tutte intestate al Falbo, un motociclo intestato alla moglie. L'azienda di film videoclub di Ritocco Domenico, EC, di proprietà per il 98% di Falbo, il 50% delle quote della società Eurogel, un'azienda della società Fairblade, il 50% dell'azienda della società Le Coccinelle, 4 polizze vite intestate al Falbo e alla moglie. Alcune delle aziende sequestrate hanno ricevuto finanziamenti dalla Regione attraverso la legge 488. Si tratta invece del sequestro di ben 5,5 kg di hashish, operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Cosenza. I militari hanno rinvenuto la droga, confezionata in decine di panetti pronti allo smercio, in un casolare disabitato a Mendicino. Come hanno spiegato il maggiore Matteo Salvatori e il tenente Cristina Spina in conferenza stampa, il ritrovamento è avvenuto a seguito di un controllo del territorio nell'abitazione di cui si stanno rintracciando i proprietari e gli affittuari. Sono stati trovati anche strumenti per l'imballaggio della droga, delle bilance, scatole di fertilizzanti, 2 lampade da 600 watt utilizzate per portare velocemente a maturazione le piante di cannabis e i relativi timer per l'attivazione.